L'andamento decrescente del drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro in termini di perdita di vite umane non deve far abbassare la guardia. Oggi è la giornata degli infortuni sul lavoro, celebrazioni anche a Livorno. Il lavoro nasce dai sogni, è il motto di uno spot nazionale promosso dall'ANMIL in occasione della 63esima giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Lavoro che manca, lavoro cercato, la domanda che supera l'offerta abbondantemente e l'offerta che si fa sempre più ricattatoria, sgretolando sicurezze e garanzie conquistate negli anni. La giornata è stata vissuta in modo solenne anche a Livorno, dove le massime autorità istituzionali hanno partecipato ad un incontro tenutosi al Palazzo della Provincia di confronto, di impegno e la consegna di benemerenze. Un paese che registra in media 4 morti al giorno, 750.000 infortuni, e anche la stessa ANMIL in questi tempi di tagli e di crisi cerca di mantenere solida la sua presenza di ausilio. Presidente, al di là dei numeri che rimangono sempre e comunque sconcertanti, è un periodo così fortemente di crisi che bisogna tenere in vita assolutamente anche la stessa identica associazione. Io sono d'accordo con quanto dice, anzi, quest'anno però lascerò io perché la mia menomazione mi costringe a dover abbandonare. Ma l'associazione è una colonna portante sia sulla prevenzione sia sulle azioni legislative che intendiamo fare per difendere il vario lavoro. Ci sono molti problemi che urgano, uno tra più grossi, a prescindere dalle rivendicazioni. Si immagini che in commissione stanno studiando che per fare l'ISE di inserire le rendite di qualsiasi tipo, sia non solo del lavoro ma di altro, e gli assegni di accompagnatura, cosa assurda che ci fa. E per quanto riguarda la prevenzione, la cosa fondamentale sarebbe la manutenzione dei mezzi. Noi ci troviamo, i lavoratori si trovano a usare mezzi che non hanno avuto nessuna manutenzione. Eclatante è l'incidente della nave a Genova, è la cosa più, direi, assurda che si possa essere. Camminava da 6 mesi con difetti all'inserimento delle marce, è costata la vita a lavoratori e a militari che facevano il proprio dovere. Ecco, bisogna insistere nella manutenzione e nel rispetto delle leggi che attualmente abbiamo.